Buongiorno amici, 38esima edizione di Automotore Tro a Torino. Siamo ospiti nello stand Monte Carlo Automobile e Alfa Racing Club. Con alle mie spalle una vettura spettacolare, speciale, unica nel suo genere, voluta dal pilota Nanni Galli, mancato lo scorso anno. Questa vettura è motorizzata con un motore 4000 V8 Alfa Romeo. E adesso andiamo a scoprire insieme al tre volte campione del mondo, il leggendario Arturo Merzario, due volte campione del mondo Alfa Romeo e una volta Ferrari. Andiamo con lui a farci raccontare qualcosa della sua storia. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi a questo evento ad Automoto Retro. Per me è una grande gioia, come fondatore di Monte Carlo Automobile, come ex pilota del team Merzario, essere qua in un momento molto speciale per noi per presentare questa vettura che porta il nome di un carissimo amico che ha fatto parte di tutta la mia vita agonisticamente, come avete sentito, Nanni Galli. Nanni è stato, diciamo, un po' una delle colonne dell'automobilismo italiano, ha fatto anche lui tutto quello che poteva fare e soprattutto l'ha fatto sempre con sul cuore un marchio che era quello di Alfa Romeo. Con Alfa Romeo ha iniziato a vincere con le GTA, ha vinto con le 33, è arrivato nel 70 in Formula 1 con un motore Alfa sulla McLaren e all'età di 77 anni, a cui si riferisce questa foto del podio, è arrivato a conseguire con me l'ultimo traguardo con una sua macchina. Oggi l'emozione è tanta perché questa macchina dedicata a lui sarà presentata anche in compagnia della compagna di tutta una vita di Loris, che è qua per ricevere un premio che riguarda tutta l'attività di una persona che mai morirà. Quello che è Nanni Galli è un segno d'amicizia, è il più grande amico dell'automobilismo che ha avuto Nanni. Quando io sono stato a casa da lui a Prato, mi ha colpito che di tutte le fotografie che potevano esistere c'era lui con Arturo Merzario. Quindi è un qualche cosa tra amici, due grandi campioni, Nanni e Merzario, che hanno un attimo seguito tutta la politica Alfa Romeo. Arturo ha vinto due volte il mondiale con Alfa Romeo, oltre ad averlo vinto con Ferrari, ed è stato il pilota che ha sviluppato con me questa macchina, che si è presentato a Monza e probabilmente correrà ancora con me nella prossima gara, sempre in omaggio a Nanni Galli. In un evento così, rammentare Nanni è troppo facile, perché Nanni lo metto alla mia pari con me, con altri amici. Siamo stati negli anni 60 la continuità del motorsport italiano, senza andare a scomodare nomi eccelsi, e abbiamo fatto tutto il nostro percorso iniziando con le categorie inferiori. Nanni era amico, ma era un amico in pista, in quanto io correvo ufficialmente per Carlo Aval e Nanni per l'Alfa Romeo, l'ingegnere Carlo Chitti. Di conseguenza noi si pranzava, si cenava, si prendeva il cappuccio e la brioche assieme, ma in pista eravamo acerrimi nemici. Ciò non toglie che comunque durante la nostra carriera, che parlo di 6-7 lustri, per cui vuol dire parecchissimi anni, fino a poi quando siamo andati, tra virgolette, in pensione, che abbiamo abbandonato la professionalità vera e propria del pilota e abbiamo proseguito come gentleman driver, ma non è vero questo, perché eravamo ancora degli acerrimi nemici in pista, soprattutto con gli avversari, fino alla nostra età. E io spero ancora, anche se purtroppo l'amico Nanni non c'è più, ma io di continuare a proseguire laddove mi sarà permesso di poter essere ancora competitivo. Oggi con questo evento la soddisfazione di vedere una macchina che porta il suo nome, che grazie a Fulvio ha avuto questo sviluppo, avrà questa continuità, perché l'intento è continuare con questa vettura il nome di Nanni Galli,
però voglio gioire il fatto che la signora Loris è qua con noi e nel nome di Nanni, del suo compagno, si possa proseguire e l'anno prossimo alla nuova edizione del Salone rammentare e dire le cose positive che sono successe in questa stagione. Grazie a tutti. Grazie Arturo per le tue parole e per me sarà ancora un onore se potremo dividere questa macchina come già in passato l'abbiamo diviso in altre occasioni. Io ti ringrazio anche per quello che hai detto sulla voglia di continuare lo sviluppo di questa vettura e come sai ho anche una cosa molto carina da comunicare che Nanni Galli seguirà perché sarà sempre con noi, il suo casco che oggi abbiamo l'onore di avere sul tetto di quella macchina, verniciata appositamente per lui, ma con lui da vivo, con lui che seguiva in diretta gli sviluppi dei tuoi tempi a Monza e finalmente che ha saputo che la sua macchina riusciva a partire in una gara dove da subito si è dimostrata, se non altro in fondo allo schieramento, ma nei tempi di mostri come Porsche, come McLaren e come Lamborghini, e questo ci permette a tutti e due di svilupparla per regalare a Nanni le soddisfazioni che per colpa forse di qualcuno non ha potuto vedere in pista. La mia gioia è oggi avere al nostro fianco il nuovo presidente di Monte Carlo Automobile, Mr. Bodgan, che è la continuità di un lavoro che io ho fatto per 37 anni e tu da costruttore sai tutti i problemi che possono capitare a gente che come te e come me ha passione e vive e crede per questo sport. Il signor Bodgan. Piacere a Bodgan Skutkiewicz. Posso dire solamente che mi fa enorme piacere essere qua oggi in questo momento storico perché da questo momento iniziamo a accelerare e penso che questo basta, iniziamo a accelerare. Bene, grazie della fiducia e a tutti arrivederci in pista con la Nanni Galli.